Sarà uno sprint a 4, Ulissi e Visconti, due italiani, un olandese, un belga Bakelands, uno corridore spagnolo della Movistar Lastras Garcia. Siamo nell'abitato di Tirano, proprio davanti alla chiesa della Madonna di Tirano, 1 km 100 metri alla conclusione. Sta per essere lanciato lo sprint fra questi quattro corridori: l'italiano Ulissi della Lampre, Visconti campione d'Italia, lo spagnolo Lastras Garcia, il belga Bakelands della Omega Farmalotto. In prima posizione c'è Visconti, è uno sprint quasi in surplus, come se fosse una gara su pista, ma attenzione che sta rinvenendo il gruppetto degli inseguitori, e allora cerca di partire Ulissi, il giovane di Donoratico. È scattato benissimo ai 750 metri, ma viene rintuzzato il suo attacco da Visconti. Più indietro c'è Lastras Garcia, ma c'è anche Bakelands, 700 metri alla conclusione, lanciata la volata, ancora Visconti in prima posizione, controlla Bakelands, che forse è la ruota più veloce del lotto insieme a quella di Visconti. In prima posizione Bakelands, in seconda posizione c'è Visconti, in terza Lastras Garcia, in quarta posizione Ulissi, che aveva tentato l'affondo agli 800 metri alla conclusione. Mancano 400 metri alla conclusione, ma attenzione perché sta rinvenendo il gruppettino che aveva un ritardo di circa un minuto. Allora se ne accorge Visconti, sta per lanciare lo sprint, parte ancora Ulissi da dietro, sulla ruota di Ulissi si inserisce Lastras Garcia, ancora il corridore della Lampre al comando, c'è il tentativo di attacco di Visconti, Ulissi e Visconti, Ulissi e Visconti, Ulissi e Visconti, c'è una scorrettezza e forse va a vincere Ulissi, ma ci sarà il photo finish perché è stata un'azione abbastanza scorretta con Visconti che è stato visibilmente ostacolato. Comunque la ruota di Ulissi dovrebbe aver preceduto quella di Lastras Garcia. Linea adesso a Tarcisio Mazzeo, qui al traguardo si discuterà sull'esito della volata. Noi andiamo sul gruppo Maglia Rosa. Noi siamo alle spalle del gruppo della Maglia Rosa, che adesso passa i 2 chilometri al traguardo. Contador in quarta posizione, l'Astana è davanti, ci fanno segno di spostarci immediatamente ed eseguiamo naturalmente l'ordine. 1 km 900 metri all'arrivo, palco. E allora qui i primi responsi danno Visconti con una mezza gomma di vantaggio su Ulissi, terzo Lastras Garcia, e stato un finale in pratica dove le polemiche sono dovute al fatto che gli atleti si sono troppo spostati sulla sinistra della sede stradale e in pratica hanno quasi sfiorato il contatto fisico vicino alle transenne. Visconti, Ulissi, Lastras Garcia, Bakelands, Taborre, Volganov, Dupont, Hernandez e Kiserlowski. L'uomo che ha protestato di più era proprio Visconti, quindi a questo punto potremmo ritenere anche valido questo ordine d'arrivo. Lo ripetiamo: Visconti, Ulissi, Lastras Garcia e Bakelands, anche se naturalmente è stato proprio Visconti a lamentarsi del fatto che Ulissi lo avesse stretto proprio verso la transenna. Ancora Mazzeo, credo 1 chilometro alla conclusione ormai, Tarcisio. 200 metri, passiamo davanti alla Basilica Madonna di Tirano, la strada stringe, la Maglia Rosa è intorno al quarto, quinto posto, rimane protetta da chi sta tirando la volata lì davanti, e allora a questo punto la strada spiana improvvisamente, c'è un rettilineo lunghissimo, 900 metri al traguardo, nella coda del gruppo c'è chi smette addirittura di pedalare, palco. Intanto sempre per ciò che riguarda i superstiti della lunga fuga, ricordiamo anche ciò che è accaduto durante il lungo trasferimento, 220 chilometri, non è partito Masciarelli, si sono ritirati Matthew Wilson e Murilo Fischer, i passaggi al passo del tonale, non più una salitissima, Gastauer primo, ma per la maglia verde non c'è nulla da fare perché Garzelli ha ormai ipotecato appunto la classifica. Visconti, Ulissi, Lastras Garcia, Bakelands, ultime pedalate adesso insieme a Tarcisio Mazzeo per il gruppo Maglia Rosa. Il gruppo Maglia Rosa passa i 300 metri, 250 metri in questo momento, viene tirata la volata, 200 metri, 150, a te Giovanni. Sì, allora noi ci sporgiamo dalla nostra postazione per valutare una sorta di sprint che tale non è, dovrebbe essere Gatto a transitare per prima, Mazzanti a transitare per prima e a battere in una sorta di sprint al rallentatore il resto del gruppo, ben posizionato, coperto, accucciato quasi tra i suoi
poi gregari. Proprio la maglia rosa Contador, sempre più vicina a Milano, sempre più dominatore di questo giro con Visconti, che in pratica adesso, dopo aver vinto uno sprint, diciamo per pochissimo, al photo finish, risponde alle domande dei colleghi della televisione. Emanuele Dotto. Sì, Visconti ha lungamente protestato, soprattutto è andato a parlare con l'Astras Garcia, ce l'aveva con Ulissi, aveva dato l'impressione Ulissi di avercela sostanzialmente fatta. L'ultimo colpo di reni, il guizzo del grande sprinter Visconti, ha preceduto direi di mezza gomma Ulissi. Dunque due italiani nelle prime posizioni, Ulissi e Visconti. Visconti ha vinto questa tappa per la Farnese Vini, è la seconda tappa dopo quella vinta da Oscar Gatto, e dunque in seconda posizione l'atleta della Lampre, Lampre che non è ancora riuscita ad ottenere risultati positivi. Poi il terzo posto di l'Astras Garcia, il quarto posto del belga Bakelands, tutti accreditati con lo stesso tempo. A 6 secondi Taborre, poi Vorganov, Dupont, Kieselowski, a 4 secondi Sitsov, e poi ancora Frank, Gastauer, Losada, Lemevel. Mazzanti ha regolato la volata del gruppo a 2,59. E allora noi concludiamo il nostro intervento. Domani ricordiamo la Morbegno San Pellegrino Terme con nel finale il passo di Ganda. Qui da Tirano è tutto, linea che va agli studi di Roma. C'è stata una decisione della giuria che ha retrocesso al terzo posto Visconti, colui che aveva tagliato sia pure per poco il traguardo, perché c'è stata una scorrettezza di Visconti che ha alzato le mani dal manubrio per dare una piccola spinta a Ulissi. Dunque la nuova classifica è questa: ha vinto Ulissi, il giovane toscano di Donoratico della Lampre, lo spagnolo Lastras Garcia è arrivato secondo e Giovanni Visconti è stato retrocesso al terzo posto, il campione d'Italia. Ma ci spiega tutto Massimo Ghirotto, regolamenti alla mano e soprattutto in testa. Massimo, che cosa è successo? Allora, premessa, in volata lanciata non si può levare le mani dal manubrio, quindi Visconti ha fatto una scorrettezza, ha tirato via le mani dal manubrio, ha toccato Ulissi e quindi qua c'è la squalifica e non si discute, qua è chiaro. Poi, considerazione, Ulissi è stato intelligente, ha anticipato la volata, si è scelto la sua traiettoria, poi Visconti, secondo errore, si è infilato tra il corridore e le transene. A quel punto là non poteva più far nulla. Quindi la decisione della giuria è giusta, retrocessione del povero Visconti al terzo posto, vittoria di Ulissi che è stato furbo, come molto spesso sono i toscani, ma la sua volata è stata del tutto regolare, sei d'accordo? Sono d'accordissimo, ripeto, è stato Visconti che ha tatticamente sbagliato la volata. Può succedere, ma oggi gli è successo. E allora riconfermiamo che Ulissi ha vinto la 17ª tappa del Giro d'Italia da Feltre a Tirano. Al secondo posto lo spagnolo Lastras Garcia, al terzo posto con retrocessione il campione italiano Visconti.